Insomma, tanti temi da affrontare a partire da questi nuovi utilizzi delle criptovalute, che tipo di futuro potrebbero avere fino al processo di de-dollarizzazione a livello globale che sembra che qualcuno stia mettendo in campo. Ne parliamo con degli esperti per fare un po' di chiarezza. Qui accanto a me c'è il professor Ferdinando Maria Metrano dell'Università Bicocca, ben trovato. Buongiorno. Saluto anche in collegamento da Roma Ranieri Razzante, esperto economista, ben trovato anche a lei. Ben trovato, grazie, buona E giornata. abbiamo anche collegato Skype Moria Longo del Sole 24 Ore, ben trovata. Buongiorno a tutti. Ecco, professora Metrano, partirei da lei più che altro innanzitutto per ricordare di che cosa parliamo quando parliamo di criptovaluta, poi entriamo nel merito di alcune delle notizie che si stanno susseguendo in queste settimane. Parliamo fondamentalmente di monete private, cioè monete che non hanno un emittente centrale e che si propongono al pubblico forti di crittografia, matematica, teoria dei giochi e teoria monetaria. Sono il pioniere, lo conosciamo tutti, è Bitcoin, che rappresenta l'idea di scarsità a livello digitale e che ha suscitato moltissimi emuli. Per la gran parte si tratta di cloni senza alcun merito tecnologico o funzionale, ma alcuni di questi tentano di aggiungere qualcosa, di diversificarsi qualcosa. In generale, nell'euforia delle ultime settimane e degli ultimi mesi, sono cresciuti molto anche questi cloni. Ecco, noi avevamo parlato recentemente del Bitcoin per il suo esordio in borsa a Chicago, dei future, abbiamo cercato di capire quali erano i rischi. Adesso però arrivano notizie anche da zone del nostro pianeta in cui le criptovalute potrebbero avere un'altra funzione forse rispetto a quella che siamo abituati a vedere noi. In particolare si parla ad esempio di quello che vorrebbe fare Putin, creare un criptorublo, alcuni dicono per aggirare le sanzioni occidentali. È così? Ma bisognerebbe vederne lo spessore tecnico della proposta. Di per sé sono piuttosto scettico. Si tratta, ricordiamolo, comunque di dittature e quindi sostanzialmente non disponibili a fenomeni realmente decentralizzati come sono le criptovalute. Probabilmente si tratta, direi più, di un familiarizzare con la tecnologia per poterla eventualmente, direi quasi, reprimere o usarla in maniera di attacco. Nelle ultime settimane abbiamo visto anche il ruolo del Nord Corea, della Corea del Nord, molto aggressiva, anche con attentati quasi terroristici, ransomware, i riscatti, i furti agli exchange. Per cui su questi temi tecnologici c'è anche qualche partita geopolitica che si sta giocando. Ecco, poi un'altra notizia in merito, un annuncio in merito a una nuova criptovaluta invece arriva dal Venezuela, dove il presidente Maduro ha annunciato il piano per la creazione di questa nuova criptovaluta che secondo lui dovrebbe far uscire il suo paese da questa crisi economica. Ma lì mi permetto quasi di sorridere, nel senso che Maduro tenta di rifarsi una verginità deflattiva, avendo inflazionato la sua moneta oltre ogni livello di decenza, pensa che evocare una criptovaluta possa in qualche maniera ripristinare la reputazione di una banca centrale ormai screditata. Evidentemente, di nuovo, anche qui valgono le stesse considerazioni, sono poteri, sono dittature per cui non accetteranno nessun processo di decentralizzazione e in Venezuela continuerà a svalutare le sue monete, che siano monete tradizionali o che usino paradigmi da criptovaluta. Ecco, Ranieri Razzante, quello che ci diceva il professor Metrano è un po' la critica che muovono tanti esperti sulla possibilità di una buona riuscita di queste due iniziative che ci arrivano dalla Russia e dal Venezuela. E insomma, il Bitcoin, come altre criptovalute, sono decentralizzate, ci diceva il professore, mentre Russia e Venezuela, mi pare di capire, la vogliono utilizzare come una risorsa controllata. È qui che sta il limite? Ma il limite sta in questo, come correttamente è stato detto, gli utilizzi di queste criptovalute devono essere evidentemente regolamentati nel momento in cui uno Stato decide di utilizzarli. Per esempio, se l'Italia volesse utilizzarle come mezzo di scambio o di riserva, dovrebbe evidentemente la Banca d'Italia o chi per essa pronunciarsi e decidere che noi possiamo utilizzarla e noi saremmo probabilmente felici, a Metrano soprattutto, che si possa utilizzare. Gli utilizzi distorti possono esserci sia per una valuta tradizionale che per una criptovaluta. Quindi in questo caso sorrido anche io all'iniziativa del dittatore venezuelano perché ovviamente se egli emettesse, diciamo così, criptovalute o emettesse denaro sarebbe o titoli sarebbe assolutamente la stessa cosa. Qui la notizia è che non ci sarebbe nessun aggancio
all'economia reale che evidentemente è in fallimento, per cui sarebbe assolutamente inutile, diciamo così, è un diversivo quello dell'emissione della criptovaluta. La criptovaluta è una soluzione nel momento in cui questa sarà comunemente, dico comunemente accettata in pagamento e darà le garanzie che potenzialmente può dare. Attualmente ne dà già qualcuna, non tutte, per cui darà la garanzia di poter essere una moneta comunemente accettata e quindi diffusa, trattata, tracciata nel suo integrale passaggio e in tutti i suoi passaggi, e ci sarà una banca centrale, delle strutture centralizzate che emetteranno, come già sta avvenendo, riconosciute dagli stati sovrani e che immetteranno in circolazione, secondo le regole di mercato che valgono per tutte le monete, laddove questa vorrà essere una moneta, varranno anche per le criptovalute. Noi siamo in attesa e assolutamente, voglio dire, lo scetticismo, io non sono tra gli scettici, sono uno che si occupa di criminalità organizzata e terrorismo, e registro che sia una lira o un euro o una criptovaluta, se non sono regolamentati, possono prestarsi anche a utilizzi distorti. Spero evidentemente che le criptovalute non servano ad alimentare traffici illeciti, ma su questo dobbiamo vigilare comunque, come vigiliamo sugli euro, sui dollari e sulle valute internazionali stampate. A maggior ragione si deve vigilare su qualche cosa che non esiste fisicamente, ma che, come spiegava bene Ametrano, è una, appunto, valuta che genera da sistemi elettronici. Io non sono un tecnico come lui, informatici, e soprattutto è, diciamo, trattata in maniera decentralizzata. Aspettiamo evidentemente gli sviluppi che sono già in corso. Ci sono piattaforme anche da noi in Italia che stanno trattando questa criptovaluta. Non abbiamo motivo di dubitare, fino a prova contraria, che gli utilizzi siano assolutamente, diciamo così, in bonis. Ecco, vorrei sentire anche la voce di Moria Longo su questo tema. Insomma, le criptovalute non potrebbero avere un futuro come quello auspicato da questi due governatori perché non sono controllate, perché non sono regolamentate? Allora, le criptovalute secondo me un futuro ce lo possono avere, però serve tempo perché ci sia un'evoluzione del mercato e una maturazione del mercato stesso. Allora, le proposte che fanno Maduro, Putin o il leader coreano, nordcoreano, sono evidentemente proposte, come si diceva prima giustamente, dittatori o comunque di regimi molto chiusi che cercano di aggirare le sanzioni. Una valuta per essere tale, come si diceva, deve essere riconosciuta, deve essere utilizzabile. Anche lo stesso Bitcoin, le cui quotazioni variano di 4.000-5.000 dollari ogni giorno, non è una valuta perché non può essere utilizzato per comprare qualcosa quando una valuta per essere utilizzabile come valuta, appunto per comprare qualcosa come moneta di scambio, deve avere una quotazione stabile, altrimenti io aspetto domani di comprarmi lo yacht perché tra domani con gli stessi bitcoin mi comprerò due yacht magari me ne compro mezzo. Quindi il fatto che varino in questo modo è assolutamente, le rende poco utilizzabili come valute, ma vengono utilizzate come strumenti di speculazione, chiamiamoli oro digitale o valute digitali o chissà che cosa digitale. Oppure molto spesso vengono utilizzate per fare riciclaggio di denaro e così via. Però questo non significa che le criptovalute di per sé debbano essere buttate via. Io credo che la tecnologia su cui il professor Ametrano può spiegarci molto meglio di me sia valida e credo che però serva tempo per far maturare questo mercato e farle diventare qualcosa che oggi non sappiamo cosa possono diventare. Come lo è stato Internet, io ricordo nel 2000. Quando internet c'è stato il primo boom di internet, nascevano società, io ricordo per esempio Freedomland era una società che dava internet nel televisore, la società si quotò in borsa, fece un boom incredibile e poi è fallita. Dopo 20 anni internet in televisione esiste veramente, viene utilizzato, oggi viene utilizzato perché esistono cose tipo Netflix dove si possono vedere i programmi televisivi tramite internet in televisione, nel 2000 non si poteva e quindi era inutile, però era un'idea giusta nata nel momento sbagliato. Io credo che le criptovalute avranno probabilmente
un'evoluzione di questo tipo. Adesso sono un'idea, sono una tecnologia che si sta sperimentando, purtroppo è un far west vero e proprio, per cui esistono esperimenti di tutti i tipi. Non sono solo gli stati che vogliono crearsi le proprie valute, ma ci sono piattaforme di Bitcoin, per esempio, che creano valute per nuove valute per coprire i buchi fatti nelle stesse piattaforme dagli hacker, per esempio. Quindi certo, sì, le valute ne nascono continuamente, e che io credo che sia un mercato che avrà i suoi contraccolpi, avrà i suoi problemi, ma prima o poi evolverà, e credo che la tecnologia possa effettivamente in futuro dare qualcosa di positivo. Ecco, sicuramente è vero, il mondo delle criptovalute è molto variegato. Pensavo ad esempio al caso del Venezuela, che c'ha già un nome, Petro, se non sbaglio, si chiama questa proposta, che lega questa moneta virtuale al petrolio e le altre risorse naturali. Che cosa si intende quando si parla di questo tipo di impostazione? Ma si intende che in realtà qualunque tipo di moneta è basata fortemente sulla fiducia. Quindi non deve essere necessariamente garantita da qualcosa, da dei beni, può esserlo, ma deve essere garantita dalla fiducia. Per cui evidentemente il Petro tenta di mettere le risorse naturali del Venezuela, che sono la vera grande ricchezza del paese, a garanzia, ma lì la mancanza di credibilità è tutta nella figura del dittatore Maduro. Quindi non c'è nessun tipo di garanzia che stia alle spalle. Quanto al Far West che è stato evocato, ma io devo aver visto da bambino troppi film western, a me sta molto simpatico il Far West, grandi praterie, grandi spazi, un sogno di libertà. Le criptovalute non sono da declinare al futuro, le criptovalute sono già oggi presenti e sono un fenomeno significativo e rilevante. Quello che è interessante è che finalmente stiamo uscendo dalla retorica della bolla dei tulipani e stiamo comprendendo che sono talmente reali e talmente presenti che possono avere un ruolo addirittura nelle partite geopolitiche. Ecco, però a proposito di partite di geopolitica, professore Metrano, c'è un altro aspetto interessante che il servizio già ci accennava, quello che sta succedendo tra Cina, Pakistan e Stati Uniti. Sappiamo tutti che gli Stati Uniti hanno accusato il Pakistan di nascondere terroristi, hanno minacciato la cancellazione dei fondi e in risposta che cosa ha fatto la banca centrale pakistana? Ha annunciato la decisione di rimpiazzare il dollaro con la valuta cinese negli scambi con la Cina. Questo che conseguenze potrebbe avere per gli Stati Uniti? Ma sono conseguenze importanti evidentemente. Il dollaro statunitense da sempre svolge, o almeno dal 1972, da quando l'oro in qualche maniera è stato messo in un angolo, il ruolo di moneta di riserva. E anche i tentativi, per esempio, da parte del Fondo Monetario Internazionale di creare asset sintetici di riserva come i diritti speciali di prelievo, non ha mai avuto un grande successo, proprio perché gli Stati Uniti ci tengono ai grandi vantaggi economici legati dall'essere valuta di riserva per tutti i paesi nel mondo. E da questo punto di vista il tentativo di de-dollarizzazione di certe economie è avvenuto più volte nella storia e questo è solo l'ultimo dei tentativi. Mi piace tornare proprio sugli aspetti di criptovaluta, perché in realtà non è possibile forse oggi, ma dietro l'angolo c'è addirittura uno scenario in cui Bitcoin, l'oro digitale, possa essere usato a garanzia, a riserva di monete nuove che vengono presentate da organizzazioni, nazioni, grandi colossi economici e che possono veramente a quel punto, anche in una maniera fair, corretta, di concorrenza di mercato, tentare di soppiantare il dollaro da questo punto di vista. Si aprono scenari sicuramente interessanti. Assolutamente, questo è un aspetto molto interessante. Professor Razzante, che cosa ne pensa? L'utilizzo dei Bitcoin come garanzia per nuove monete sul mercato che potrebbero mettere in crisi quelle esistenti? Torno a dire, mi ripeto, purtroppo nessuna preclusione. Per essere garanzia, le monete, i beni devono avere un valore certo, che deve essere un valore di riferimento, devono avere una possibilità di essere tesaurizzate, quindi immagazzinate, detenute, individuate, devono avere un controvalore, come ricordava Longo, possibilmente, diciamo così, rilevabile su un mercato ufficiale regolamentato, e devono soprattutto, che quello che attualmente manca alle criptovalute, ma che si potrebbe assolutamente introdurre da domani, quello della possibilità di essere spese e di sapere quale sarebbe la sorte nel caso in cui la transazione non andasse a buon fine. Perché
È ovvio che nel momento in cui la transazione si fa in un mercato regolamentato, ci sono delle controparti note e regolamentate. Nel momento in cui il mercato, quello del Bitcoin, lo è, ha un minimo di regolamentazione, altri no, potrebbe creare nel risparmiatore e in colui che dà fiducia a quella moneta, a quella valuta, a quel bene, dei grossi problemi di trasparenza. È quello che fa una valuta, quello che fa un investimento finanziario, la regola che consente di utilizzarlo, di acquistarlo e di venderlo, è la trasparenza del mercato dove esso viene negoziato. Allora tutto può essere negoziato, purché, ripeto, questa negoziazione sia, tra virgolette, assistita e regolamentata. Certo, insomma. Attualmente non abbiamo, non mi risulta, che ci siano nel mondo, diciamo così, valute o beni che vengano negoziati, se non sul mercato nero, voglio dire, senza che il mercato di negoziazione di riferimento abbia delle regole che Certo, poi insomma, possono essere la eluse. regolamentazione per il professor Azzante è una condizione sine qua non si possa affermare questo tipo di Assolutamente. mercato in una certa misura. Ecco, Moria Longo, con te vorrei soffermarmi anche un po' su quelle che potrebbero essere le conseguenze di un processo di dedollarizzazione di cui abbiamo parlato in merito alla scelta del Pakistan. Le conseguenze sull'Europa anche, perché insomma, se il dollaro si deprezza ma l'economia continua a crescere, poi sul nostro fronte quali sono le conseguenze? Ma allora, sono due temi diversi. La dedollarizzazione io ci credo poco, nel senso che si è provato con l'euro a cambiare le riserve valutarie delle banche centrali, trasformarle un po' più in euro, un po' meno in dollari, ma di fatto non è accaduto. Il dollaro resta la valuta dominante, la valuta di riserva al mondo, la valuta con cui si comprano le materie prime, petrolio e tutto il resto, e quindi soppiantarlo come valuta di riserva, secondo me, non è così semplice. Per quanto riguarda invece il fatto che l'euro sta salendo rispetto al dollaro, questo da un lato è un movimento abbastanza sorprendente, nel senso che l'economia europea è vero che cresce, ma l'economia americana cresce di più. È vero che la Banca Centrale Europea sta già ritirando, riducendo gli stimoli monetari e incrementerà la riduzione nei prossimi mesi, ma è anche vero che la Banca Centrale Americana l'ha fatto molto prima e lo sta facendo molto di più, sta anzi già alzando i tassi. Quindi diciamo che una discesa così forte del dollaro, un rialzo così forte dell'euro, secondo me è meno giustificato, secondo me non ha un lungo respiro, cioè secondo me a un certo punto si stabilizzerà. È vero che l'euro che sale rappresenta per noi già una restrizione per la nostra economia, quindi una spinge verso la... non è espansiva, non è a favore dell'economia. È anche vero però, e questo lo sottolineo perché ci ho fatto degli studi in tempo fa e ho scritto anche gli articoli su Sole 24 Ore, è vero che l'economia italiana, per esempio, che è molto orientata sulle esportazioni e quindi soffre se l'euro sale, negli ultimi anni di crisi è un po' cambiata. Le imprese si sono strutturate meglio, tante imprese sono fallite, quindi sono uscite dal mercato, quelle che sono sopravvissute sono tendenzialmente più forti di quelle che c'erano prima della crisi. E quindi diciamo che oggi il caro dell'euro, almeno in Italia, ma in realtà si può parlare un po' in tutta Europa, ci fa soffrire un pochino meno di quanto ci faceva soffrire prima della crisi, prima del 2007-2008. Detto questo, Chiaro. sicuramente ci fa soffrire e credo che la Banca Centrale Europea, nella sua riduzione degli stimoli monetari, ne dovrà tener conto. Chiarissimo. Professora Metrano, per chiudere velocissimamente, abbiamo pochi secondi, anche la sua voce sulle possibili conseguenze di quello di cui abbiamo appena parlato sull'economia, anche dell'Italia, visto che siamo interessati in prima persona. Ma io temo che il deficit di visione politica dell'Europa ci faccia inevitabilmente svolgere un ruolo secondario rispetto agli Stati Uniti. È per questo che l'euro non si afferma come asset di riserva. Da questo punto di vista, la nostra unica speranza è un'economia che tira, è un'economia che cresce. La fiducia nel dollaro statunitense è una fiducia nella forza geopolitica degli Stati Uniti. La fiducia nell'euro è una fiducia nella capacità economica dell'Europa di andare avanti. La nostra debolezza politica inevitabilmente su questi temi ci penalizza e fa sì che siamo un po' dei follower di genere. Certo, rende molto bene l'idea. Io la ringrazio Ferdinando Maria Metrano, docente all'Università Bicocca, per essere stato con noi. Grazie anche a Ranieri Razzante per averci tenuto compagnia da Roma e grazie anche a Moria Longo del Sole 24 Ore per essere stato collegato con noi.